Mini recensione richiesta da Patreon da Stefano Luccardi, che voglia che faccia due parole su Una storia vera del 1999 del grandissimo David Lynch. Questa è Una storia vera, è il film meno surreale e grottesco, al di là del fatto che è proprio ispirato alla una storia vera di Lynch. Non la storia vera di Lynch, è il meno surreale di Lynch in un certo senso, nonostante poi ci siano alcuni tocchi di comicità surreali nella sua però totale realismo del racconto. Per cui stiamo parlando di Alvin, un 73enne che ha sempre avuto un rapporto terribile col fratello e che decide però di raggiungerlo dall'Ohio al Wisconsin, e decide di raggiungerlo con un trattore mezzo scasciato, nonostante la figlia non voglia assolutamente. Quindi la storia di questo uomo che fa questo viaggio in lentezza per raggiungere appunto il fratello e chiarire i suoi rapporti con esso. Durante il rapido viaggio naturalmente avrà vari incontri, alcuni comici, alcuni più drammatici. È un film bellissimo, questa storia vera, un capolavoro assoluto, uno dei Lynch più belli, anche se poi trovare un Lynch brutto è veramente o difficile o se non impossibile. Un film magnifico che parla della vecchiaia in una maniera straordinaria. Questo vecchietto, interpretato in maniera strepitosa da Richard Farnsworth, che poi purtroppo si è suicidato proprio perché non riusciva più a lavorare, perché era candidato all'Oscar e non lo vinse a fine carriera, dopo una carriera incredibile dagli anni 50 in poi come caratterista eccezionale. Il film si legge quasi tutto sulle sue spalle, sulla regia morbida e sinuosa di un Lynch, stavolta che fotografa quasi tutto con fotografia naturale, l'incontro della donna che ruota i cervi, l'incontro dei gementi, tante parti del film sono veramente eccezionali, gli incontri che fa lui per la strada sono splendidi, e basta anche solo la faccia finale di Harry Dean Stanton per dire tutto il resto. Un film straordinario, come ho detto, un film che ragiona appunto sul viaggio, ragiona appunto sul fatto che, per evitare di litigare un'altra volta, quest'uomo cerca di usare questo appunto trattore scasciato per avere il più tempo possibile per potersi adattare all'incontro con il fratello. Quindi un'allegoria della, anche di un certo tipo di vita trascorsa sempre lentamente, che anche lentamente deve essere pensata prima di fare cazzate. Un film straordinario appunto per montaggio e genialità della messa in scena, che Lynch un'altra volta dimostra di poter fare come vuole, in qualunque modo, sia la fotografia, come ho detto, che tutto il resto. Ritmo rilassato, ma che ha al suo interno momenti in cui il tutto si velocizza grazie a un certo tipo di comicità, e anche soprattutto alla bellezza e alla grandiosità dei dialoghi, che sono straordinari, come sì, come sono straordinari tutti i paesaggi naturali del nostro viaggio che farà appunto il nostro Alvin dall'Iowa appunto al Wisconsin per trovare il fratello. Un film, come ho detto, straordinario, che mette in luce un'altra volta che Lynch è uno che gira quello che vuole, come vuole, e che dimostra come un certo tipo di cinema, cioè 20 anni fa, incassava anche di mortone bene ai botteghini e non era assolutamente di nicchia. Grandissimo film, Una storia vera, grandissimo David Lynch e grandissimo soprattutto il nostro Stefano Luccardi, che me ne ha fatto appunto parlare in questo mini video appunto per Patreon.